essere facile mantenere la lucidità per essere così rapace in aria dopo una battaglia, la corsa, la lotta che fai, tutta la partita? Ti capita un'occasione? Io credo che sia il copione che va avanti da un po' di anni. È la mia. Credo che sia stato quello che mi ha portato in alto e soprattutto ad essere un giocatore così, così importante, perché comunque nonostante il lavoro che faccio, quella mezza palla che mi capita la butto dentro, quindi sono felice di questo e spero di continuare così. Io avevo capito che quest'anno il Parma avrebbe giocato in una maniera un po' diversa per agevolarti un po'. Vedo che ci sta provando, sicuramente si vede che la squadra ci sta provando, magari si può fare qualcosa di più. Ma credo che siamo all'inizio, noi ce la stiamo mettendo tutta e anche ci stiamo provando sia in allenamento sia in partita. È normale quando ti salvi e fai un bel campionato come quello l'anno scorso, lasciare la tua identità è sempre un po' pericoloso, quindi è la nostra arma principale il contropiede, però a quello ci stiamo abbinando anche il giocare un po' più la palla e pian piano ci riusciremo. Oggi è stata una partita un po' particolare, no? Proprio perché l'anno scorso si è vinto in contropiede e quest'anno si è preso gol in contropiede. Poi però la squadra si è messa lì con calma, ha sofferto magari le possibilità del 2-0 avversario e poi piano piano invece avete trovato quegli spazi che subito non c'erano. Sì, affrontavamo una squadra che comunque nell'ultimo turno ha abbattuto il Milan, una squadra che bene o male giocava un po' come noi l'anno scorso, con giocatori veloci davanti, forti in contropiede. Noi siamo stati, secondo me, bravi a mantenere la calma e credo che lavorare dall'inizio del ritiro con questo gruppo ti fa gestire anche meglio queste situazioni. L'anno scorso hai saltato diverse partite per acciacchi e i tifosi naturalmente hanno sempre un po' il fiato sospeso. Adesso come stai? Perché ti si vede proprio giocare disinvoltamente. Beh, è stato il mio primo obiettivo quello di ritornare a Parma, anche perché ero in debito con la società, con la piazza. E l'anno scorso non per colpa mia ma per un trauma ho saltato gli ultimi 3 mesi, quindi sono voluto io fortemente tornare qui perché lo devo a questa città, credo in questo progetto, sono innamorato di questa piazza e credo che potremmo fare grandi cose insieme, soprattutto lo si è visto a partire, ma non da oggi, già dalla settimana scorsa in cui abbiamo affrontato la prima della classe, credo che l'abbiamo messa in difficoltà. Questo tuo gol è importante, a parte che vabbè, è il tuo primo stagionale, ma ha segnato Lasagna che è stato convocato, tu gli hai risposto, insomma, messaggio anche a Mancini. Ma è normale, uno cerca di mettere in difficoltà chi fa le scelte. Sicuramente Kevin viene da un periodo più lungo, ha finito il campionato scorso non è da marzo che non giocavo, quindi anche la mia condizione pian piano la sto ritrovando, non è così facile, però io mi faccio trovare sempre pronto. Ne parlavo prima con Gagliolo, dicevo che quest'anno la rosa si è rinforzata e si vede anche nello scorrere la panchina, no? L'avversa ha più possibilità, quando mette dentro i giocatori si avverte meno la differenza e anche per questo la squadra nella ripresa ha sempre un certo tono fisico, quindi anche voi magari in allenamento trovate più concorrenza e così si cresce. Ma sicuramente è uno stimolo in più avere giocatori importanti anche in panchina, quelli che sono subentrati hanno fatto benissimo, ma non è tanto concorrenza, è avere una panchina lunga è importante perché a ruota c'è bisogno di tutti, oggi tocca a me, domani tocca un altro, quindi l'importante è star sul pezzo, farsi trovare pronti, più ne siamo, più siamo bravi e meglio ne gioviamo tutti quanti, alla fine quando vinci 3-1 fuori casa Udine si è tutti contenti, più partite vinci più gente è contenta. La cosa è questa, il Parma quest'anno sta cercando di essere più propositivo come approccio al gioco, riesce a farlo mantenendo la mentalità operaia che lo ha contraddistinto l'anno scorso? Con te stasera ce l'ha fatta, ma sarà difficile. Ma credo che cambiare il DNA delle persone sia dura, vedi gente come Neno, Gagliolo che corre dall'inizio alla fine, quindi quando hai questi giocatori in campo e vuoi aggiungere qualcosa in più a livello del gioco lo puoi fare, ma sicuramente non perderanno mai come me la voglia di correre dietro all'avversario, dietro la palla.